Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo sesto episodio della Maullocraft, signori. Allora, benvenuti, io sono Maullo941, siamo nel nostro sesto episodio di questa serie. Io vi ringrazio per i commenti e per i like che lasciate ogni volta al video e spero che questa serie vi stia piacendo, signori. Allora, cosa facciamo oggi? Allora, come potete vedere benissimo dai miei cuori e dalla mia cosciotte, abbiamo bisogno di cibo serio, signori, perché il grano qui, ok, sta crescendo. Ora, anzi, lo raccoglieremo perché ci servirà per il prossimo obiettivo. Però, primo obiettivo, intanto mangiamo, signori, perché io ho dovuto ammazzare delle pecore che erano qui vicino in zona, ma l'ho dovuto fare, signori, per un sano principio, ovvero la mia salute. Cosa facciamo in questo episodio? Allora, signori, in questo episodio intanto devo salutare due iscritti al canale, ovvero Alex e Aaron, che si è iscritto da poco, signori, che mi hanno dato due idee per i prossimi video. Quali sono queste idee? Allora, Alex ha suggerito di andare a nominare la ranocchia Peppe. Quindi, signori miei, avremo una ranocchia di nome Peppe e quindi ci serve un giorno, quando troveremo una name tag, una targhetta, andremo ad avere la ranocchia di nome Peppe. Invece, il buon Aaron. Cosa posso spostare questo? Mettiamo qua. Il buon Aaron ci ha suggerito di creare un mulino, signori. Un mulino. Allora, questi sono i nostri due obiettivi che avremo. Che li faremo? Cosa, co, come, cosa, quando? Signori, cartello qui e ci scriviamo Alex a capo. Dare il nome Peppe, che però non c'entra, quindi vammi a capo. No, mi devi andare a capo. No, che cazzo lo sta dicendo? Non posso modificare quello che ho scritto. Oh, dare il nome Peppe alla ranocchia. Ranocchia, ho scritto, signori, ranocchia. Ranocchias in spagnolo. Perfetto, fatto. E a fianco invece ci andiamo a scrivere da parte di Aaron, spero sia scritto giusto, costruire un mulino. Perfetto, signori, così abbiamo la nostra zona degli obiettivi che spero con i vostri suggerimenti si potrà allargare sempre di più, signori. Li ho messi intanto qui, poi vediamo un attimino di spostarli e di poter fare una cosa più carina. Tutto dipende sempre dai commenti che mi lascerete. Allora, noi qua siamo completamente pieni di cianfrusaglie. Sì, allora facciamo così, questi due spostameli qua. Sì, siamo decisamente pieni di cianfrusaglie in quella cassa. Questa che è diventata la cassa del legno, facciamola diventare cassa del legno. Queste me le metti di qua. Con questa ci faccio lo sticchettino. La porta la possiamo lasciare. Gli alberelli me li metti di qua. E il cartello lo possiamo mettere pure di qua. Perfetto. Ora, altra cosa che facciamo oggi, signori. Abbiamo detto che ci serve del cibo serio. Di conseguenza, andremo a creare una zona delle mucche. È una pazzia, signori, lo so, ma la dobbiamo fare. Dove la faremo la zona delle mucche? La zona delle mucche la faremo qua, signori. Allarghiamo questo un pochino, facciamo una piccola zona qui. Così siamo un pochino distanti da casa e non dovrebbero rompere le scatole le mucche, almeno si spera. Non la faremo intanto grandissima perché non abbiamo tanti blocchi, non possiamo avere, non abbiamo tanti blocchi a disposizione. Quindi intanto io direi di fare un non so quanto, sto facendo a casa, signori, sto proprio andando a casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 blocchi, va bene. Facciamo un 10x7 per iniziare, signori. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mi basteranno i blocchi? Non lo so, però ci proviamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. E 7 di qua andiamo a chiudere. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So contare, signori. Intanto però le misure ci sono riuscite, ci sono andate bene. Sappiamo contare e questo già è tanta roba. Ora, cosa molto importante da fare prima di qualsiasi cosa, io mi posso lanciare di qua senza morire male? Da dove mi posso lanciare, secondo voi, senza morire? Senza morire da qua mi posso lanciare, secondo voi? Io direi di sì. Direi di sì, signori, che da qua ci possiamo lanciare, direi di sì. Dobbiamo perfettamente lanciarci da qua, signori. Scendere quanti blocchi? Non lo so. Intanto lanciamoci.
E non ci mettiamo più. Ok. Ok, siamo morti. Quindi diciamo che questo è il bordo. Se riesci a mettermi il blocco. Questo è il bordo. Ok, di lì. Allora, noi siamo saliti di 16 blocchi, se non ricordo male, giusto? Quindi dovremmo andare avanti almeno di... Facciamo 20, 20 blocchi più o meno, quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ci portiamo un pochino più avanti che non si sa mai nella vita e mettiamo il nostro primo blocco, signori. Perché dobbiamo portare tutta l'erba sopra, signori? Sebbene sì, ebbene sì, ebbene sì. In tutto questo sapete cosa è la situazione? Che mi sono già concentrato sul fare la scaletta e tutto l'ambaradan, ma non siamo andati a mettere in sicurezza le mucche. Che questo è un grosso problema. Dici, ma l'erba per le mucche non ti serve? Lo so perfettamente. Ma a prescindere, signori, dovevamo portare... Dobbiamo fare una scala per farle salire sopra. Perché se queste mucche non salgono... Se queste mucche non salgono sopra, non abbiamo che cosa fare. Le mucche, diciamo che sono la fonte principale, secondo me, di utilizzo in una serie di Minecraft, signori. Perché comunque dobbiamo... Ci servono sia per la carne, sia per la pelle. Stiamo arrivando già. E tra l'altro è pure notte, quindi... Finiamo questi blocchi velocemente e andiamoci a coricare prima che spawna qualche mostro. Si fa la scaletta e ce la ritroviamo sotto casa, non è la cosa migliore. Dovremmo essere là, ci siamo, porca miseria. Sì, dai, ci siamo riusciti, signori. Abbiamo indovinato i calcoli, non ci posso credere, ci siamo riusciti, signori. Allora, qui la terra dovrebbe arrivare. Senza problemi. Qui mettiamo una torcia perché già vedo i mostri che spuntano come se non ci fossero domani. Qui il grano sta crescendo, quindi bene, bene. Allora, andiamo a dormire velocemente, così siamo tutti belli tranquilli, carini e coccolosi. Facciamo delle fence e andiamo ad incastrare da qualche parte le mucche, signori. Perché io le ho viste in quella zona là, per questo mi sono tenuto... in quella zona. Allora, si fanno così le fence, giusto? Lego, perfetto, ok. Quindi intanto possiamo farne 3, che però non mi bastano per chiudere le mucche, quindi facciamo altri sticchettini. Ok, 16, ok. 8 sono un poco assai, vabbè, facciamone 4 e 4, perfetto. 18 mi dovrebbero bastare, signori. 18 dovremmo riuscire intanto ad incastrare le mucche. Diciamo che con 18 dovrei riuscire tranquillamente a incastrare le mucche. Per incastrare le mucche ci serve ovviamente il grano, se no non andiamo da nessuna parte. I semini però io li ripianterei, nel dubbio. Semina, come se non ci fosse un domani. Là abbiamo messo, forse abbiamo messo quelle zucche, signori, che forse non servono una ben amata. Però vabbè, però ce le lasciamo lì, che stanno tanto, che faranno colore. Allora, scendiamo. Quel creeper lì non è bellissimo e se mi rovina la scala che ho appena costruito potrei incacchiarmi parecchio. Dai, muori male. Non puoi esplodere lì, sei troppo lontano. Mi sei troppo lontano, muori. No. Perché ho dei problemi a ammazzare i mob, signori? Perché? Qualcuno me lo sa spiegare? Ok. Niente, non è successo niente. Per fortuna non è successo niente. Allora, abbiamo ancora della terra? Sì. Allora, facciamo un viadetto qui. Perché io le mucche me le ricordo qua vicino, signori. Ma non mi ricordo dove stanno. Che fortuna. Quando si dice la fortuna del principiante, signori. Quando si dice la fortuna del principiante. Allora, io direi di fare 1, 2, 3, 4, 5. Voi direte perché questa gran cagata? Perché sì. Chi è? Dove sei? Sei in mezzo al mio video. E mi ha dato pure fuoco il bastardo. Allora, chiudiamo. Allora, che io sappia, le mucche sono due, quelle che ho visto io in zona. Allora, una è sparita. Dove sta? Mucca? Mucchetta? Ok, dov'è tua sorella? Dov'è la mucca Milka, tua sorella Milka? Eccola là, signori, ok.
Mucchetta, mi vedi? Guarda, guarda, c'ho il grano. Mucchetta, mucchetta, perfetto, signori, perfetto. L'altra l'abbiamo persa strada a strada, ma la recupereremo. Eccola là, già si è avvicinata al sentiero, già si è avvicinata al gabbiotto. Già sa, signori, già sa. Là ce n'è un'altra, buono. Riuscissimo a incastrare pure quella, sarebbe tanta roba. Mucchette, mucchette, bravissime. Fate la curva larga, entrate dentro. No, 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 entrate dentro, bravissime, bravissime. Ora, sinceramente, dovreste spingervi dentro e io vi chiudo. Signori, abbiamo le mucche, tanta roba. Là ce n'è una che però, poverina, qua da sola, che sta a fa? La incastriamo pure, signori. La blocchiamo pure in un quadrato. No, ho finito le fence. Mannaggia a te, ho finito le fence, niente, questa non la possiamo andare a incastrare. Dovrei andare a fare altre fence, dovrei andare a fare altre cose e non è fattibile. La recupereremo un giorno, un giorno. Un giorno sarai recuperato anche tu. Nessuno verrà lasciato indietro, signori. Ok, abbiamo le mucche, abbiamo le mucche, abbiamo le mucche. Che siamo carini noi e le nostre mucche, signori. Voi sarete l'obiettivo, signori, l'obiettivo, l'obiettivo. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Tanta roba, tanta roba. Mi dispiace per quella che è rimasta lì abbandonata, ma non è. Dove cazzo lo sta andando? È casa nostra di là. Perfetto, però attenzione, signori, perché questa è una zona rischiosa. Zona rischiosa. Mettiamo tante torce, così non spawna niente e non ci fanno morire le mucche. Abbiamo ancora tante torce, quindi le possiamo consumare come se non ci fossero domani. Dai, così, un'altra torcia qui prima del sentiero, ok, perfetto, un'altra torcia qui. Qui la terra, l'erba già sta salendo, perfetto. Ripeto, l'erba non ci serve più di tanto, però fa colore, signori, fa colore ed è carina da vedere. Concludiamo questo video con, vediamo se riusciamo ad avere abbastanza blocchi. 16 blocchi di terra mi bastano per chiudere sto buco? Qualcosa mi dice di no, proprio in maniera sincera e coccolosa. Qualcosa mi dice che 16 blocchi non mi basterò mai nella vita, però va bene, però diciamo che è un buon inizio dal quale iniziare, dal quale avere sempre nuove idee. Signori, allora, detto questo, io per questo video mi fermo qui, un po' più breve del solito, però va bene anche così, signori, se no già è un video di costruzione, quindi va bene così. Nel prossimo video, signori, concluderemo questa zona di qua, faremo tutto il bel recinto, porteremo le mucche. Faremo riprodurre le mucche e già sarà altro obiettivo raggiunto. Vi ricordo di lasciarmi nei commenti dei suggerimenti per fare delle nuove costruzioni e cose nuove. Il mulino potremmo farlo al di là potremmo metterci le pecore, anche se non so niente, devo andare a pescare le pecore, e al di là ancora potremmo metterci il mulino. O se no, potremmo spostare, fare un mini mulino qui in mezzo al grano, che potrebbe essere anche carina come cosa, potrebbe essere anche un'idea. Comunque, signori, lasciatemi dei suggerimenti, che abbiamo creato anche l'angolo dei consigli e degli obiettivi. Noi per questo video ci salutiamo, ringraziamo Alex e Aaron. Noi per questo video ci salutiamo, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto, signori, in cui porteremo le mucche qua, signori, e andiamo avanti, dobbiamo anche andare in miniera. Tanti obiettivi, signori. Bella raga, ciao.